contributo e insieme una riflessione su mezzo secolo di dialogo ecumenico tra cattolici e luterani nell'anniversario dei 500 anni della Riforma protestante. Questo è il senso del simposio internazionale Lutero e i sacramenti, svoltosi alla Pontificia Università Gregoriana e frutto di 3 anni di lavoro condotto dal Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, dalla Facoltà di Teologia dello stesso Ateneo e dall'Istituto tedesco Johann Adam Müller per l'ecumenismo. Ad ogni sessione guidata da un relatore cattolico ed uno luterano hanno partecipato studiosi di tutto il mondo ma anche studenti in rappresentanza della prossima generazione di ecumenisti. In primo piano battesimo, confessione, eucaristia e ordine sacro. Riguardo a quest'ultimo punto il dibattito su Martin Lutero è ancora aperto. Ce ne parla padre Etienne Emmanuel Vetot, docente di teologia dogmatica alla Pontificia Università Gregoriana. Quando leggiamo insieme i testi adesso, vediamo che anche se c'è ancora una grande distanza da superare, vediamo che c'è una apostolicità di questo sacramento anche dai luterani, e anche se non utilizzano la parola sacramento, nel senso che c'è una fedeltà al contenuto del Vangelo. Quindi la parola apostolica, successione apostolica o apostolicità ha ricevuto adesso nel dialogo ecumenico un senso più profondo che non toglie il senso della trasmissione, ma che mostra la finalità, che bisogna avere una fedeltà al messaggio degli apostoli. Per molto tempo si è avuta la convinzione che Lutero avesse abolito i sacramenti come efficaci mezzi salvifici. A partire dal 1967, grazie ad intensi anni di studio e dialogo luterano-cattolico, si è potuto dimostrare che la sola grazia nella fede, nell'opera salvifica di Gesù Cristo, non è da intendere come l'esclusione dei sacramenti e della vita sacramentale della Chiesa, ma come una comune azione fondata sulla Bibbia di giustificazione, fede, sacramenti e ministero. Nussel, docente di dogmatica e direttrice dell'Istituto Ecumenico dell'Università di Heidelberg in Germania. Prima di tutto hanno convenuto sul fatto che il sacramento dell'ordine viene istituito da Dio attraverso Cristo. Poi hanno concordato sul fatto che il compito principale del sacerdozio è quello di proclamare il Vangelo attraverso la predicazione della parola, ma anche attraverso i sacramenti. Ecco a cosa serve l'ordine, che è istituito da Dio. Questo è un punto di contatto fondamentale. Il secondo è che tutti i cristiani partecipano al sacerdozio di Cristo, e questa è stata una scoperta del Concilio Vaticano II, che è in linea con quanto i riformatori avevano proclamato nel XVI secolo. Ma c'è poi da chiedersi il senso della distinzione tra tutti i credenti e quanti esercitano l'ufficio del sacerdozio. E la questione alla riguardo è in cosa consista esattamente tale distinzione. Siamo d'accordo che ve ne sia una e che non tutti possono predicare e amministrare i sacramenti. Un'esortazione a cattolici e luterani a continuare a lavorare assieme è venuta da Papa Francesco, che nell'autunno scorso ha partecipato a Lund, in Svezia, alla commemorazione comune della Riforma. Ancora padre Vetot. Penso che l'apporto del Papa era di centrare sull'esperienza spirituale di Lutero, che è l'esperienza della misericordia di Dio, cioè proprio nel seguito dell'anno della misericordia, quando Lutero parla di pura grazia, è l'esperienza della misericordia di Dio e poi un'esperienza molto cristocentrica. E se vediamo Lutero dal punto di vista della sua esperienza spirituale, possiamo anche ricevere un'altra dimensione del suo apporto al mondo cristiano, e quindi probabilmente possiamo andare verso una più grande unità nella preghiera, una grande unità nella fraternità.